In un reparto di pediatria particolarmente affollato è arrivato Babbo Natale passando dalla finestra con l'autoscala dei pompieri. Assieme ai vigili del fuoco, che per l'occasione indossavano al posto dei caschi il cappellino di Babbo Natale, c'erano anche gli immancabili e specialissimi dottori e infermieri della tribù dei Nasi Rossi, che per tutto l'anno curano lo spirito degli ospiti del reparto e che hanno festeggiato assieme agli altri volontari dell'AVO e dell'associazione iCare un Natale tutto speciale. Ce la mettiamo tutta, anche se l'aiuto dei Vigili del Fuoco è almeno per quest'anno è veramente importante. Noi siamo presenti in pediatria, in oncologia, in radioterapia, comunque tutto l'anno, non soltanto oggi. È importante perché poi a Natale si riversano tutti qui, invece tutto l'anno magari ci vuole un po' di continuità. Comunque è una festa fantastica. Mi chiamo Ilaria, sono l'educatrice della ludoteca pediatrica, ormai da 4 anni. Ho la fortuna di lavorare in questo contesto perché è molto importante non solo per i bambini ma anche appunto per gli operatori che collaborano e che operano insieme a me, insieme allo staff medico e infermieristico. Noi ogni anno facciamo delle attività insieme ai bambini, non solo per Natale, tutti i giorni dell'anno, in base un po' alle degenze, alle situazioni particolari di ogni singolo bambino, però cerchiamo proprio di dare la priorità a quello che è il laboratorio manuale, creativo. A me piace molto impostare un tipo di approccio di questo tipo, per cui via libera ai materiali di riciclo, assolutamente, a carta, si utilizzano anche gli stessi oggetti appunto di cui è dotato l'ospedale, per cui alberi fatti con i bastoncini a bassa lingua, addobbi fatti con i cartoncini Bristol, Babbo Natale fatto con la carta pesta, tutto rigorosamente a 0 euro, zero spese per dare un nostro contributo educativo anche ai bambini che sono qua ricoverati. Un po' la terapia ovviamente medica la fanno all'interno del reparto, voi gli fate un po' la terapia così del sorriso, ludica, no? Quella ludica. Esatto. Siamo tutti d'accordo che una terapia tradizionale associata ad un tipo di terapia differente, un pochino più informale, improntata sul gioco, sull'attività ludica, creativa, di animazione anche, quindi di tecniche proprio di animazione, sia fondamentale e utilissima per accelerare i tempi di recupero della malattia stessa.